Per quelli di voi che non sanno cosa sia un ransomware, è un tipo di attacco informatico che prende in ostaggio il vostro computer. Infatti, ransom viene dall'inglese che vuol dire riscatto. Infatti, per riavere il proprio computer e in particolare i propri dati, bisogna pagare un riscatto agli hacker. Una volta che gli hacker entrano nel vostro computer, criptano tutti i file e lasciano un documento tipo un file di testo in cui vi lasciano tutte le istruzioni su come mandare il pagamento, che di solito viene fatto in criptovaluta. Molto spesso la minaccia è doppia: se non si paga, non solo non si ottiene il controllo del proprio computer e della fattispecie dei propri dati, ma i dati vengono divulgati. E immaginate come una cosa di questo tipo possa danneggiare un'azienda in cui i loro dati vengono messi pubblicamente online. Questo genere di minacce è all'ordine del giorno su sistemi Windows, tuttavia gli hacker si stanno spostando anche ad attaccare sistemi Linux. E quindi, cosa sta succedendo? Lo vediamo dopo la sigla. You can Benvenuti e benvenuti pinguini in questo nuovo video di FK Breaking News. Io oggi sono un Valerio Malato e vi porto la notizia di come i ransomware stanno iniziando ad attaccare sistemi Linux. Ma prima di cominciare vi voglio ricordare che se siete nuovi o di ritorno, di iscrivervi al canale e di cliccare la campanellina per non perdervi gli altri video che porto su questo canale. E inoltre, se volete, seguitemi su Instagram. E quindi, non perdiamoci in chiacchiere, andiamo a vedere cosa sta succedendo. La SentinelOne, azienda che si occupa di cybersicurezza, ha notato che iSpire, noto ransomware per Windows, stia iniziando ad attaccare sistemi Linux. E come riescono ad entrare nei sistemi Linux? Semplice, sfruttano una falla di sicurezza che ancora molti sistemi non hanno aggiornato. In particolare sfruttano una falla di sicurezza di IBM Aspera Fastmax, che è un servizio web che permette agli utenti di trasferire file di grosse dimensioni, ma siccome è ottimizzato per essere molto veloce, è molto utilizzato in ambito aziendale. A quanto pare, la versione 4.4.2 ha un bug che riguarda la deserializzazione dei file YAML, che se sfruttato da un hacker riesce ad eseguire qualunque codice e quindi riesce ad eseguire un ransomware che cripta tutti i file, gli lascia le istruzioni su come pagare e la storia la conosciamo. Nonostante che IBM sa di questo bug e che a gennaio di quest'anno abbia rilasciato una patch, come vi dicevo poco fa, non tutti gli amministratori dei sistemi hanno aggiornato IBM Aspera. Ma in ogni caso la SentinelOne ha dichiarato che gli attacchi informatici mirati ai sistemi Linux sta aumentando. In generale, attaccare un sistema Linux è molto più difficile di attaccare un sistema Windows, ma non per i motivi che magari possiamo pensare. Essendo che Linux è più utilizzato in ambito server, è meno soggetto ad attacchi di phishing. Parliamoci chiaro, la maggior parte dei problemi che hanno i nostri computer li facciamo entrare noi cliccando magari in quel link che abbiamo trovato in quell'email che pensavamo che arrivasse dal nostro cugino dell'Australia. Benissimo, pinguini, io vi ringrazio come al solito per avermi ascoltato fino a questo punto e vi dico, state attenti online, le minacce sono dietro l'angolo. E quindi, prima di concludere, io vi rimando agli altri video che porto su questo canale, vi ringrazio ancora per l'attenzione e ci vediamo alla prossima. Ciao Gino!